Ciao a tutti da me e da Pometino. Molto bene. Allora, andiamo subito a fare il peschereccio, a fare il pescherecino e vedere quale zenzino si dovrà fare, con che colori, con che fogliettino questo. Cavolo, è stato piegato questo foglino. Vediamo un po'. Vediamo tutto. Beh, beh, Bella Junior. Oh, un bello zenzino rosa. Rosa, rosa. Che sciccherina, che sciccherina. Quindi ora la vado a prendere, così vediamo tutti i suoi colorini. Molto, molto bene. Ed ecco qui questa bellissima donzella vicino a Pomettino. Allora, lei ha un sacco di rosa perché è rosa, ovviamente, perché se no dicevo un altro colore. In più abbiamo bianco, nero e poi abbiamo un piccolo, piccolo, piccolo dettaglino di oro qui. Guardate che sciccherino. Tutto il resto sono vari rosa, 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 rosa e sarà rosa. E farò il rosa e basta, magari facendo qualche... non lo so. Quindi questo Zenzi qua io direi che molto probabilmente lo farò tutto rosa. Non lo so, adesso vediamo. Perché? Perché? Non lo so. Cioè, quando ci sono pochi colori, tipo lei è tutta rosa con qualche dettaglio bianco e nero. Qua non posso mica fare la glassa bianca perché non c'entrerebbe niente, cioè, però ci sta anche perché non lo so. Mi è venuta in mente un'idea. Top. Adesso devo scegliere lo zenzino e facciamo todos. Very well. Molto bene, allora, come zenzino mi ha ispirato lui, questo qui, guardate quanto è carino, zenzino shake, ma non facciamo lo shake, però non lo so, mi sembra un po' così dolce questo zenzino. Lei mi sembra dolce, quindi ho detto, mi ha ispirato questo. Ho già fatto gli occhi e poi gli ho fatto il fiocco nero, così abbiamo già il nero. E invece adesso parliamo di tutti gli altri colori. Come potete vedere, qua ho l'oro e ho il bianco. Perché? Perché ho pensato di non fare tipo una cosa, ma fare tutto un tipo un mescolamento, ma ben preciso. Ovvero, con il bianco, questo, avevo pensato di andare a metterlo tutto intorno qua, a questa specie di fiore, quindi metterlo tutto qua e poi fare due spruzzatine, due robine d'oro, magari qui, perché lei ce l'ha nelle scarpe. E così mettere anche questi due colori. Vorrei arrivare alla decorazione dei dettagli con già tutti i colori fatti, però poi magari poi ovviamente poi si possono anche mettere nel caso. Quindi questo è l'oro che ho preso. Guardate che sciccherino. E poi invece per quanto riguarda il rosa andrò a mettere nella resina questo rosa, sperando che resti rosa e non si schiarisca troppo. Non lo so, su questa la rischiamo. Comunque adesso cerco di fare quel mix con bianco e oro, vedendo come esce. Vediamo, non lo so. Finché non lo faccio, non lo posso sapere. Molto bene. Molto bene, l'ho fatto. Ho deciso poi di fare queste spruzzatine bianche, poi i robini qua sulle braccine e sulle gambine oro. E poi adesso devo andare a ricoprire tutto con la resina rosa e non ho più pallida idea di cosa uscirà, perché penso di aver fatto anche troppi, troppi, troppi di questi robini qua bianchi. Mi sembra molto natalizio questo zen, molto, molto. Però siamo qui per fare gli esperimenti, quindi adesso facciamo gli esperimenti, come giusto che sia. Ho fatto il bianco, ho messo il nero, ho messo l'oro, quindi ora giustamente ci manca il rosa, che userò questo, ovviamente. Non lo vado a spalmeggiare perché penso che dia troppo l'effetto sberluccicante. Poi c'è già lo sberluccicante del bianco. Vorrei che fosse un po' più tono, cioè rosa. Boh, vediamo che cavolo. Ma, ok, allora ne ho messo un po'. È venuto così, ma il bicchiere si sta scaldando, quindi è il momento di spicciarsi. Molto bene. Qui ho versato troppo velocemente nel primo occhio. E non so se la resina è entrata anche nel piccolo buco dell'occhio. Lo scopriremo dopo. Porcaccia la miseria. Comunque, sta scottando il bicchiere, quindi versiamo, versiamo. Tic. Molto bene.
Adesso gli facciamo fare il cavolo che vuole e incrociamo le dita che esca rosa. Non lo so, dovevo metterne di più forse. Non ne ho la più pallida idea. Lo scopriremo. Molto bene, allora è giunto il momento di tirarlo fuori. Devo dire che è uscito proprio un bel rosino. Forse sarà leggermente più chiaro, mi sa, eh? Però è uscito un bel rosa, ma dobbiamo vederlo da davanti, dobbiamo vedere come è uscito il bianco, come è uscito l'oro, dobbiamo vedere un po' todos, quindi direi di scoprirlo. Allora, tic, tic, tic e tic. Non mi ha zozzato lo stampo, quindi ottimo. Oh, sbam! Ma è super rosa! No, forse perché qua vicino risultava troppo più chiaro. Invece è bello. Ma sapete che forse l'ho azzeccato? Qua il bianco è un po' fatto con le ciopette. Però molto molto carino. Devo dire che la parte qua, se magari inquadro, bianca, si è andata un po' a nascondere. Fa un po' più scintillante. Anche tutti i robini che avevo fatto, pezzettini bianchi, sono andati un po' a mescolarsi, qua c'è una roba, quindi dobbiamo fare praticamente più cose con le decorazioni. Invece pensavo di no, però è veramente molto molto bello e molto molto rosa. Adesso avevo tirato fuori il nero e il fucsia e tiro fuori anche il bianco. Mi sa che sta partendo questo bianco, ok, quindi da che cosa cominciamo? Ovviamente dobbiamo dare vita allo zenzino facendogli i dettaglini. E quindi adesso glieli facciamo. Dov'è che ho messo il coso? Qua. Poi mi serve un pezzettino di Scottex. Qua. Perfect, perfect. Partiamo dalle sopracciglia. Mettiamo bene qui lo zenzino e vamos. Allora. Mettiamo il nero. Una fatta, facciamo l'altra. Molto bene. E adesso facciamo la bocca. Oh, finalmente questo zenzino sta prendendo vita. Ecco qui. Che sciccherino, che sciccherino. Ora, cosa ci manca? Ci manca. Le guance, ovviamente, qua fucsia. Ce la farò. Una. Si è tutto impappottato sto fucsia. Forza, forza. Dai, manca poco. Non farmelo tirare fuori per niente. Ok. Che un cavolo. Ah. Per una semplice guancia, guardate che casino. Molto bene, adesso direi di andare con le decorazioni. L'oro ci siamo, ce n'è abbastanza così. Manca il nostro bianco e un po' più di nero. Però il nero c'è già il fiocco così. Però il bianco ci vuole. E lo andrò a mettere qua esattamente su tutti i buchini qui. Un po' dove doveva esserci l'altro bianco. Che se si vede da vicino si vede, né? Ok. Ok. Un po' pappottoso. Perché tutti questi colori si impappottano per niente così? Vediamo un po' di più. Oh, guardate che carino. Vado a farne ancora un po' di bianco. Anche se questo bianco oggi non vuole collaborare. Quanto cavolo, li ho fatti grossi e pieni di colore. Questi non asciugheranno più. Andiamo a cercare di... Sì, non sto nemmeno inquadrando. Ma che cosa succede? Devo levare un po' di bianco da qua, perché sennò veramente mi si asciuga l'anno prossimo. Questi li ho fatti... No, questi non mi piacciono. Non mi piacciono, ma neanche un po'. No, no, via. Oh. Rifacciamoli, devono essere piccoli, delicati, carini, senza troppi sbatti. Ok. E ora, ma sapete che Lola di nero, secondo me, no, un pelino. Olè, non lo so. No, dai, due robine gliele faccio anche nere, figurati se mi fermo. La sfida ora
che vi dico è cercare di portarvi lo zenzino finito senza toccare più niente. Esattamente così come lo vedete, ovviamente devo limarlo e lucidarlo, però senza decorazioni in più. Ce la farò? Non ce la farò? Lo scopriremo. Molto bene, allora eccoci tornati qua con Bella Junior e Pomettino. Ho dovuto appoggiarla perché lei seduta non ci sta, continuava a cadere, quindi oggi è Bella asciallata, sciallata, riposata, come cavolo si dice. Molto bene, comunque sono stata brava, un applauso, perché non ho fatto più niente a parte limarlo e lucidare i dettagli. Very, very well. E quindi sbam! Che carino, che carino. Devo dire che essendo rosa chiaro, il bianco non è che risalti molto, però è molto molto bello, ma si vede tutto. Guardate che carino. E poi è molto anche scintillante, ma non troppo, perché lei di scintillante praticamente ha solamente qualche robina nei vestiti, ma poco poco poco, quindi top. Adesso lo vediamo vicino a lei. Top, top. Top, è il suo zinzino. Devo dire che Rosa si avvicina incredibilmente tanto, quindi sono molto molto soddisfatta. Ora torno più indietro perché c'è il momento agendina. Sbam, che sono. Allora, con lei avevamo già fatto anche la resina. Abbiamo già fatto anche Bella. Quindi, comunque, a parte le altre cose che Bella Junior è qui, ho cercato di mischiottare un po' i colori degli evidenziatori che ho per fare i colori un po' più simili a quelli che non ho. Se hai capito cosa ho detto? Non lo so. Perché mi mando l'evidenziatore che prima si deve fare la X? Perché stavo pensando a quella cosa lì. X fatta! Ora apriamo e facciamo un bel colorino anche su questa riga. E quindi Bella Junior è stata fatta molto molto bene. Top 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 top. Quindi, tanto che sistemo, io vi ricordo Instagram, link Amazon e Patreon, giù nell'info box per chi volesse supportare me e Pomettino. Grazie, grazie mille a Martina che è abbonata. Molto bene, quindi mi raccomando, fatemi sapere, aspettate che avvicino un po' che è un po' lontano perché lei deve essere appoggiata. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo zenzino. Molto bene, Pomettino, ti sei soddisfatto? Tu ti piace? Top, 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 ti ringrazio Pomettino. Quindi direi che è giunto il momento di salutare. Bravo. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao.